La gente vuole salvare il mondo, ma non è possibile salvare il mondo. Vedi chi sale in montagna, uno su 100. Il tuo compito è di fare quello che puoi, il meglio che puoi, e non aspettarti nient'altro. Le pecore, come il nome stesso suggerisce, credono a queste cose qua, la Trinità Immacolata, eccetera, eccetera. Lasciamoli dormire. E noi saliamo la montagna dove tutti ci vedono come pazzi. Ma che fai? Sali la montagna con la neve? Sì, io ho fatto lunghi cammini con la neve. Avevo i piedi ghiacciati e continuavo lo stesso. Questo perché purtroppo in questo film che stiamo vivendo i cattivi sono molto di più dei buoni. Perché il buono ha un peso specifico, diciamo, potente. Ecco, questa è Rosa Canina, che si può mangiare. È un po' duretta. Se la fai un tè di questo è molto meglio. But hey, è pieno. E quindi noi saliamo verso la nostra vetta dell'illuminazione, via! Sempre, ovviamente, certo, non ci sono prove, dicono i ciechi che esiste Dio. E adesso faccio chiudere subito il video ai mongoli. Ma diciamo, per chi ha occhi per guardare, è chiaro che tu sei stato creato, poi con ella. Ah no, a me mi ha creato mamma e papà. Scopando, ha detto qualcuna. Ah, povera pecorella, povera pecorella. Visto che i tuoi genitori possono creare vita, puoi dirgli di sostituirti il dito che hai perso, per dire. No, non lo possono fare. L'uomo provvede sulla parte materiale e comunque non fa niente, deve solo mangiare e puff, esce fuori un bambino. Ma non basta la parte materiale, quel bambino, la rosa canina, è vero? Oggi dovrebbe piovere e non nevicare perché la temperatura è sopra lo zero. Ma dicevamo, una volta che abbiamo spazzato via i non credenti, diciamo, i ciechi, io li chiamerei. Ieri stavo vedendo un pezzo di George Carlin, vedete questo comico che passa per così da rivoluzionario perché osava criticare un po' il sistema, no? Nel suo spettacolo si chiama You Are All Diseased, siete tutti malati, è come se vi stesse programmando ad accettare il tuo stato perpetuo da adesso in poi, pecorella. Lui è morto, forse stava criticando un po' troppo, però lui diceva, stava prendendo in giro, insomma, i credenti, e ad un certo punto dice: io invece credo in qualcosa che vedo. Sono un sun worshipper, cioè io credo al sole. E per chi segue questi malati di mente, sappiamo che per loro Lucifero, la luce, il sole, Horus, è, diciamo, la conoscenza, l'illuminazione, via! E quindi diciamo che abbiamo sgamato anche George Carlin, che diceva che
Ma cos'è questa minchiata del credere? È come se dici, ah, ma che stupido che è essere buoni, tipo, no? Cioè avere qualche regola, no? George Carlin ovviamente si sente che non ha bisogno di qualcuno che gli dica. Cioè, George Carlin magari ha preso da un po' di conoscenza. Però lui per esempio faceva pubblicità, lo chiamavano per fare pubblicità in televisione. E comunque la pecorella lo vedeva come un... qui comincia ad essere sempre più nevoso, ma noi saliamo la vetta senza problemi, qui vediamo tracce di animali, vero? Ma sarà stato un cane perché vedo anche tracce di umani, che umani non sono, però questo molto probabilmente è un vecchio che ha già preso la terza pozione magica. E noi saliamo, seguiamo le orme di questa pecorella con tre pozioni magiche nel suo corpo. Lui saprà sicuramente dove sta andando e io seguo le sue orme. Lui è una persona saggia e come vedete anch'io sono una pecorella. Sono una pecorella perché lui effettivamente sta salendo al crinale, diciamo, della questa montagna che è fatta così, tipo a piramide, diciamo. Noi stiamo salendo appunto verso la conoscenza. Ed eccoci qua. Purtroppo questo è il messaggio e stiamo andando verso la capanna che ho costruito quest'estate, no, questo autunno era, e lì vedremo se ha retto bene. C'era quel tipo là, un'intervista che ho visto con un certo ingegner Rada, come cazzo si chiama, e lui faceva parte di questo comitato scienza per la qualcosa. Sono andato a vedere. C'era Cazzaniga là, come cazzo si chiama, il mostro che ho fatto il video. E anche Burioni. Quindi lui è un membro con altri membri, cioè testa di cazzo, che lavorano per te. E lui passava su questo video Pandora, vaso di Pandora, e io come ti ho detto a Pecorella, quando tu vedi qualcuno con giacca e cravatta, tutto bel pettinato, ma anche il viso dovrebbe dire qualcosa a Pecorella. I mostri hanno un viso rilassato, si vede la ricchezza nel loro viso, ma tu questo purtroppo non lo vedi, pecorello. E purtroppo c'erano anche libri, e questo ti doveva, insomma, suggerire di non condividere quel cazzo di video. C'erano libri nel background di questa persona in giacca e cravatta che stava dirigendo l'intervista a questi due illuminati. E come abbiamo visto, come ha scoperto l'amico Covid truffa, quello che purtroppo i nostri amici non hanno nome ancora, si nascondono ancora. Poi quando saremo... Perché quello che stiamo vivendo adesso è il Tiananmen Square, cioè quello che succedette in Cina nell'89, quando i cinesi erano ancora un po' umani. Hanno provato, insomma, però ovviamente, e mi ricordo un video che forse adesso metterò in sovraimpressione, ma anche no, volendo. C'era praticamente a Los Angeles una telecamera di un bar ha registrato una rapina clamorosa proprio a mezzogiorno, proprio all'aperto. C'erano questi tavoli fuori questo bar, c'era gente che stava mangiando. Si avvicina uno con una pistola e gli dice: mi devi dare il portafoglio, orologio, tutto. E quello glielo dà subito. Anche perché, questo perché, cosa sto cercando di dire, pecorella? Pecorella, sto cercando di dire, guarda che bella vista, pecorella, ammirala finché puoi, perché fra poco stiamo passando oltre l'89 adesso, pecorella. I carri armati ci sono stati, qui la neve diventa un po' meno spessa perché la punta, c'è un po' di vento, di botta di sole, e diciamo, pecorella, siamo agli sgoccioli,
se tu ti nascondi ancora, che adesso pagorella. Guarda avanti, alberi caduti dalla neve. Ovviamente il GoPro non puoi vedere, ma c'è poco da vedere, pagorella, perché tu sei già caduta, cara pagorella. E quindi perché in questo video, come vediamo, questo rapinatore, questo malintenzionato che possiamo equiparare con il sistema che è armato, va da questi due polli e li spenna così tranquillamente senza che loro possano dire niente. Questa è la nostra situazione, pecorella. Forse non hai ben chiaro il concetto che loro hanno il potere, pecorella, e se tu non hai lo stesso potere loro per difenderti, sarà un po' difficile uscire viva. Non bastano Telegram e altre cazzatelle così, pecorella, per cambiare le cose. E ingegner Rada, Reda, che ti dice di andare a protestare alle ASL dove avviene questo crimine. Ma quale crimine? Tu devi prendere e uscire dalla città, pecorella, perché fra un poco te se stanno per fa, perché tu, stupida come sei, andrai dietro a questi coglioni, che sono tutte trappole, purtroppo, pecorella, però io sto parlando dei morti, ovviamente. E invece tu mi dici: cosa posso fare? No, pecorella, invece di andare a protestare come vogliono loro, così c'hanno la scusa perfetta poi per trattarti come quello che sei, cioè un bambino che va a protestare, invece di fare, cioè fare, non dico di fare niente di grave, dico fare, così, andare in montagna, ecco la mia capanna, ci siamo, e zappare la terra, prenditi un po' di animali, pecorella, e c'hai da mangiare. Poi, invece di protestare, fare il bambino. Lo vedi? La mia capanna che ha resistito, la neve, il peso di questo inverno, il vero e vero. Come vediamo questa capanna? È qualità nella costruzione, vero? Qui è dove faccio il fuoco, ma non lo posso più fare, vero? Ecco la mia capanna. Ha letto abbastanza bene, tranne qui, diciamo che è acceduto un pochettino, vero? Però è accettabile, diciamo. Vediamo la condizione, attenzione, sopra. Oh, bravissima capanna mia, hai retto molto bene. Sei molto brava. Ok, questa è la situazione. Possiamo andare qui alla piazza, c'è piazza del Duomo qui, a destra. Andiamo, qui, c'è una piazzetta. Ah. E possiamo continuare a dare perle ai porci, diciamo, pecorella, che tu stai per essere sbranata, pecorella, qui c'è tracce di qualche animale che è molto più buono dell'animale uomo. E quindi, pecorella, questa è la piazza del Duomo. Le donne si incazzeranno perché non è della donna, però è del Duomo. Duomo. Che poi non è politicamente corretto da oggi in poi dire ladies and gentlemen, invece bisogna dire cari colleghi, perché questo è il nuovo linguaggio. Dobbiamo fare qualsiasi cosa impossibile da dire, cioè le parole, purtroppo non puoi avere più libertà di parola, pecorella, perché insomma a noi dei diritti dei gay e delle donne non ce ne frega niente, è tutta una scusa questa, pecorella, o degli ebrei, per dire, non ce ne frega niente, quella è tutta una scusa, pecorella, che facciamo per azzittirti. Poi se tu non capisci, facciamo proprio leggi così contro l'omofobia, per dire, cose del genere, così pecorella, tu sei finita, pecorella. Ah, aspettiamo, c'è quel logo là del rivoluzionario Vivino. Vivinci o VC, insomma, chiamano tipo. E lui lo scrive così, che sembra una faccia, no? Di uno però con gli occhi chiusi, che sta dormendo. Non so se te ne sei accorto. E fra poco sarà così. Attenzione. Sarà così. Con la lingua qua fuori, così. Morto. Morto che non se ne è accorto, purtroppo. E questo è stato una passeggiata col Marcello in montagna, vero? Hai visto, pecorella?
tanti rami caduti, vero? Come tante persone cadute in questi tempi, vero? Ora piano piano ritorniamo alla nostra capannella e possiamo dire che abbiamo camminato il corpo che è stato fatto per essere mosso, diciamo. E diciamo, se quelle belle parole che vedete su Telegram non si traducono in azione, purtroppo pecorella, quello è un sì, vaso di Pandora, un vaso chiuso che tiene tutte queste belle idee, diciamo, sì, e che stanno chiuse là, rimbombano là, e però poi si spengono, stanno lì dentro internet. Questo perché? Pecorella, salutiamo! Ciao capanna, brava, hai detto benissimo, e qualche tocco di aggiustamento lo possiamo pure fare, ma mi sembra abbastanza. Cazzo, cioè, sta reggendo un sacco di neve. Dovrei aggiustare qualcosina, altrimenti. Però è accettabile. Ok, la capanna è a posto. Non tagliamo questo perché dà proprio l'idea di vero, di vero, non c'è niente di falso qui, non c'è niente da vendere qua, pecorella. E dicevamo che il problema della pecora quindi è che condivide idee che purtroppo sono del sistema. Finché tu, pecorella, condividerai soltanto video di altri, ma comincerai, come sto cercando tutte le volte le persone che mi contattano e mi dicono cosa fare, io li incito sempre: prendi tutta l'informazione che hai preso da tante fonti, non ti fidare, rielaborala tutta quanta e fanne un'interpretazione tua e la esponi in un video tuo. Solo, pecorella, quando, che poi non succederà mai questo, solo quando le persone, invece di seguire queste trappole, che sono tutte trappole, guarda dove siamo finiti, pecorella, a forza di seguire l'altra gente. Come le pecore seguono la TV, noi pecorelle seguiamo gli eroi nostri, che BioBlu ci mette lì davanti. E ti posso garantire, pecorella, che nessuno farà il lavoro per te, nessuno. Nessuno può, pecorella, nessuno. E quindi, pecorella, finché tu, invece di condividere il lavoro di altri, che è un lavoro trappola, è come se tu praticamente condividi il video di uno che ti fa vedere come fare i muscoli, ma no, pecorella, tu devi fare quello che loro dicono, ma non proprio quello che dicono loro, che loro ti buttano in trappola, vai a fare la stupidella, tiri le uova al centro e poi insomma non ci siamo, oppure c'era questa nuova novità. Possiamo mettere con un puntino sul QR code, possiamo bloccare il sistema, cioè col pennarello nero. Ovunque vediamo questi QR code a leggere, che la pecorella va a leggere col telefono, se gli mettiamo un puntino blocchiamo il sistema. Ma pecorella, tu pensi che è così facile, pecorella, con un pennarello vuoi combattere? Non si combatte col pennarello, pecorella. A te ti piacerebbe tanto, perché queste sono tutte idee dei vostri eroi, pecorella. Idee che ti dicono che non devi fare un cazzo, devi solo avere un pennarello e un account Telegram e vincerai. Ma no, pecorella, devi venire qua a zappare la terra, pecorella, qua, pecorella, finché mangi in città loro ti controllano col cibo che non si sa che c'ha dentro, per questo c'hai problemi mentali, pecorella, perché loro hanno modo di incularti in modo che tu nemmeno te ne accorgi, pecorella. E qui mi sa che rompiamo l'osso del collo. Ma andiamo avanti. Lì ha già cominciato a piovere, qua. E quindi è meglio muoversi. Lì è un po' meglio, però è meglio tornare, diciamo. Abbiamo fatto la passeggiata, basta, no? Abbiamo imparato con Marcel. Però, ripeto, se queste idee rimangono solo qua, è grande salvo che l'amica mia mi ha suggerito di guardare, grande il concetto di salvo 5.0, che diceva praticamente ogni volta che lui vedeva il messaggio, e lui l'aveva capito,
lui era un grande. Lui aveva capito che ogni volta qualcuno gli faceva grande, ci vogliono 1000 salve, 100.000 salve, diciamo. Quindi diceva basta, non mi fare complimenti perché siamo finiti, altrimenti non dovete seguire me. Però è facile non fare il lavoro che ha fatto lui, per dire, è semplicemente condividere, no? Oppure promuovere Salvo, per dire, oppure promuovere Marcello. Ma no, Pecorella, è come se io mi sono allenato, ma tu sei ancora Pecorella senza muscoli, purtroppo. Devi fare tu il lavoro, Pecora. Quando vedi il video di qualcuno, almeno vai sul suo Wikipedia, vedi chi è Agamben, Pecorella, prima di condividerlo. Vedi chi è, come si chiama, Riccardo Fortin, Pecorella, prima di condividerlo. Vedi Cazzarola che già pochi anni prima faceva tifo per Di Maio. Ha fatto foto con Salvini e Meloni. Pecorella, che coglioni, Pecorella. Quindi Pecorella, finché tu invece di condividere così, cioè, ecco, questo è un nutrizionista, no, un ecco, lo vedi che caschi poi, un health fitness trainer mi dice come fare l'allenamento, diciamo, ecco, io sono per lui, però tu sei tutto secco, capito Pecorella? Ogni cosa che ti posso garantire, perché io ricordo prima di internet c'era il fax, per dire, e in America c'è questo che consiglio a tutti di guardare, che hanno fatto fuori dopo l'11 settembre, Bill Cooper. Lui diceva, e io questo, io sto ripetendo quello che dice lui, perché mi sembra molto saggio, i morti non mentono mai, ragazzi, più delle volte non mentono mai. Lui diceva, perché si era creata una comunità di truthers, cioè di gente che era dietro la verità, però non c'era ancora internet allora, e lui praticamente, siccome lui era come una centrale, perché era una specie di Marcello, cioè Bill Cooper, praticamente tutti gli mandavano fax di notizie interessanti che vedevano in giro, tipo, ah che bello questo video di BioBlue, guarda che bello, e lui praticamente gli ha dimostrato a tutte queste pecorelle che ogni tanto gli, oh, ma avete finito il fax, la carta del fax, diceva, non ce la faccio più, basta, non mi mandate ste minchiate, diceva, no? È la stessa cosa, pure a me mi mandano su Facebook link di video da vedere, minchioni, no? E io gli dico, ma forse non hai capito con chi stai parlando. Ritorno il favore al mittente, che però non capisce, continua a mandarmi altra roba, a quel punto io lo blocco. E qui vediamo gente che prima lavorava, prima di essere mossa da questa terra, per ora questi sono gli appezzamenti di terra che la Pecorella prima che aveva la capoccia lavorava e divideva. E noi facciamo il giro, e qua è forse più passabile. Oddio, e sono il fax, sono pieno carte di fax, vediamo quanti minuti stiamo. 23, ok, la facciamo da mezz'ora questa. Ok, buttiamoci di qua così proprio moriamo. E lui diceva, basta, la smettete di mandarmi il BioBlue, diceva Bill Cooper, no? Cioè il BioBlue di quei tempi, no? E i coglioni non riuscivano a capire, quindi il... Loro li chiamavano, cioè, la rete dei patrioti, nel senso gente così che sta dietro la verità, diciamo. Che in America sarebbero quelli che sono per le armi, sono per la difesa, eccetera, eccetera, no? Qui siamo già morti, Pecorella, però questo è un video così per sognare, così. Fate sognare un pochetto, che noi siamo già morti, sappilo. Questo, noi siamo in coma adesso, stiamo per morire, però ecco tu, senti qualcosa e magari... Ah, sogni un po' mentre stai sognando adesso, no? Ridi un po' così mentre sogni, no? Perché siamo morti, no? E quindi lui diceva, la smettete di mandarmi fax, che mi state sprecando il cazzo di fax qua, l'inchiostro, la cartuccia dell'inchiostro, le risme di carta, perché gli mandavano minchiate. E lui fece una ricerca un giorno, no? E dimostrò che il 95% delle notizie che le pecorelle condividevano fra loro erano notizie buttate apposta dal sistema, che non avevano nessun tipo di riscontro, se tu vai a vedere, oppure erano trappole, far pensare alla gente, per esempio, che esiste un problema che poi non serve un cazzo, cioè mentre loro stanno a levare tutto tu stai a pensare, per dire, alla terra piatta, tutte cose del genere, no? E lui ha dimostrato, insomma, che purtroppo Pecorella non c'è nessuna soluzione, né politica, perché come spiegavo
questi qua fan di vivi, che loro sono per la Costituzione piuttosto che per la verità. Come ho detto, già il fatto che tu sei andato da TG4, la Rete 4, ad abbassarti al livello che vuole il sistema, già hai perso, già sei ridicolo proprio, già stai al loro livello. Però insomma, siccome io ho molti dubbi su queste persone che dirigono queste pecorelle, specialmente su Vivi, che dire, insomma. E quindi, pecorella, tu devi capire che non devi condividere a cazzo, pecorella. E lui proprio non ce la faceva più fino alla fine. Bill Cooper diceva: non condividete a cazzo, se non puoi provare quello che stai leggendo, o fai un po' un minimo di ricerca per capire chi è la persona che sta dicendo queste cose, e tu non lo puoi dimostrare, non la condividere, pecorella, perché sicuramente è mandata in circolo dal nemico stesso per farti perdere tempo, pecorella, tempo prezioso, pecorella. Però siccome noi siamo già morti qui in Italia, fine qua, avrei voluto finire in modo un po' più simpatico, un happy ending for you, Shippo, ma purtroppo non è stato possibile, vero? Io mi sono leggermente... Ah, ecco, devo girare prima! Porca troia, con la neve non si vede un cazzo qua. Quindi io devo girare prima e torno indietro, devo andare qua. Qui è d'estate, passavo l'estate qua, facevo video in inglese, perché gli italiani erano morti, qui la pioggia ha già cominciato leggermente, quindi meglio muoversi. Ciao pecorella, auguri, buon sonno.